Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'elettorato in vista delle prossime elezioni regionali. Oggi è con noi la professoressa Bernarda De Girolamo, candidata con Italia Viva. Benvenuta innanzitutto. Grazie. E vorrei chiederle, ma chi gliel'ha fatto fare? È simpatica la sua domanda. Sono qui perché ho scelto di stare con i giovani, per i giovani, e per dire loro che un futuro qui sul nostro territorio è possibile. Credo fortemente in questo. E sono qui perché voglio mettere a disposizione dell'intero territorio, ma in modo particolare dei giovani di questa terra, la mia esperienza, la mia persona in primis come dirigente scolastico, come educatrice che da tempo ormai ho consolidato un'esperienza notevole a contatto con i giovani, ma sono qui per mettere a loro disposizione anche la mia persona come rappresentante del mondo dell'associazionismo, come amministratore locale per una pregressa esperienza decennale maturata in qualità di assessore al comune di Castelfranco e Miscano e di assessore alla comunità montana del Fortone. Troppi candidati nell'Alto Casertano, questo fatto non la preoccupa un po'? Non mi preoccupa perché la politica è partecipazione, ben venga la democrazia, la partecipazione attiva di candidati che come me hanno scelto di mettersi in gioco e di mettersi al servizio dei cittadini tutti. Io mi rammarico e faccio un appello solo per una cosa. In questi giorni sul profilo, sulla mia pagina Facebook, nota mio figlio che mi sta seguendo la pagina, tanti profili falsi che in qualche modo minano, tendano di minare la mia persona, ma sono molti di questi anche simpaticissimi, tant'è uno molto ricorrente, penso che si tratti della stessa persona, anche se il nome viene cambiato, dimostra di non conoscere in maniera approfondita l'utilizzo del verbo avere, tant'è che simpaticamente mio figlio ha risposto: stai attento che un dirigente scolastico potrebbe anche bocciarti. Preside, perché dovrebbero votarla? Io non sono un mestierante della politica, anche se ho svolto vita amministrativa in passato, poi mi sono dedicata anima e corpo al ruolo di dirigente scolastico. Io penso che mi devono votare perché, ecco, rappresento in qualche modo la novità in questo momento, nel senso che i giovani devono credere in me perché insieme possiamo costruire un futuro qui sul nostro territorio. Io sono convinta che insieme ce la faremo. Io in qualità di mamma, prima che di educatrice, ho avuto la fortuna sfortuna di vedere i miei figli in giro per il mondo e poi solo uno di loro è riuscito a ritornare qui, ma neanche sul territorio del Matese, ma ad avvicinarsi a casa propria, perché qui le prospettive di futuro non c'erano. Mio figlio, dopo tanti anni girovagare per i paesi arabi, è riuscito, anche con tanti sacrifici e facendo tante rinunce, proprio perché lui ama la nostra terra, è riuscito a ritornare ad avvicinarsi a casa. E io vorrei rappresentare la speranza per tutti quei giovani, in primis come mamma e poi come educatore, che un futuro qui sulla nostra terra è possibile e insieme a voi io lo voglio costruire, perché tante mamme non debbano avere il cuore spaccato così come l'ho avuto io in questi anni e ce l'ho ancora, perché l'altro mio figlio è ancora fuori e non riesce a rientrare qui. Presidente, nelle tante attività che lei ha svolto nella scuola, ci sono almeno due cose che ha concretizzato che magari va più fiera? Certamente, io penso che ne sono più di due. In primis, ne siamo due per questione di tempo. In primis vado fiera per il clima positivo che si è creato all'interno della mia scuola,
Anzi, ne approfitto per ringraziare tutti i docenti, tutto il personale ATA, tutti gli operatori del Liceo Galileo Galilei che hanno reso possibile che noi potessimo portare avanti delle esperienze veramente significative. Docenti di alta professionalità, di alta competenza. E questo clima positivo che si è instaurato ha reso possibile il concretizzarsi di tante attività. Tra le tante attività, ecco, un altro motivo di orgoglio per me sono le tantissime attività e progetti che siamo riusciti a mettere in campo per i nostri giovani, dando loro l'opportunità di confrontarsi con realtà non solo nazionali, ma anche internazionali. Tantissimi stage e esperienze all'estero, ma non solo in Europa. In un progetto abbiamo visto i nostri studenti in una competizione addirittura a New York. Ed inoltre un progetto significativo, una proposta di legge per l'introduzione del diritto nei licei, in questo momento la stiamo portando avanti e già in Senato è stata discussa lo scorso dicembre con gli alunni del Liceo Galilei. Io sono fiera di guidare una scuola di ragazzi e di persone così per bene e così professionali. E in ultimo me lo consenta, il grande lavoro che la scuola ha fatto, che i miei docenti hanno fatto sull'inclusione e sull'accoglienza. Abbiamo avuto anche dei ragazzi con disabilità abbastanza importanti che grazie all'indirizzo del liceo musicale sono riusciti a trovare la loro dimensione. Preside, c'è un tema in particolare che lei affronterà con energia subito dopo la sua eventuale elezione? Sì, un tema in primis, il primo tema che affronterò, sia se sarò eletta e sia se non lo sarò eletta, io mi auguro che venga eletta, sarà quello legato alla scuola, al dimensionamento della rete scolastica che deve essere organizzato con una programmazione almeno quinquennale. Non possiamo stare ogni anno qui a dimensionare e a scaricare lavoro e responsabilità sulle spalle dei dirigenti scolastici. E poi un'altra cosa che mi sta molto a cuore, lavorare per costruire infrastrutture scolastiche adeguate che mettano in sicurezza i nostri ragazzi. E queste la costruzione di queste infrastrutture, l'avvio di un progetto, di una programmazione mirata, l'impegno di fondi importanti su questa attività consentirà sicuramente anche di dare una mano al mondo del lavoro. Ecco, c'è un tema, un argomento che lei magari sicuramente avrà capito che sarà difficile da affrontare, però eventualmente verrà eletto e lo affronterà anche a lungo termine, perché si capisce bene che risolvere dei problemi non è facile. Ma c'è qualcuno in particolare? Io penso che in questo momento il tema cogente riguarda il lavoro, l'occupazione, che la nostra provincia sta soffrendo tantissimo. Però io sono convinta che possiamo risolvere questo problema solo se le forze istituzionali tutte scendano in gambo e si faccia un buon programma, una buona concertazione, mettendo alla base la necessità di formare gli operatori tutti, di riconvertire anche chi nel mondo del lavoro in questo momento vive, di riconvertirli, di convertire i lavoratori e non alle nuove tecnologie, mettere in campo strategie educative e formative che possano creare opportunità e lavoro diverso, un lavoro moderno, un lavoro che è necessario nella nostra società. Ma un'altra cosa che sarà il punto di partenza della mia agenda politica e fare sì che soprattutto le nostre terre, il nostro territorio delle aree interne possa avere una buona rete di comunicazione, una comunicazione che rende in questo momento anche a noi
difficoltà, ci crea qualche difficoltà per la didattica a distanza. Presidente, una domanda che noi facciamo a conclusione con tutti. C'è una domanda che lei si aspettava e che vorrebbe magari risponderci. Interessante questa domanda. Beh, forse mi sarei aspettato così, andando in giro in questi giorni in campagna elettorale, mi viene rivolta spesso questa domanda. Dice, ma qual è la sua relazione con l'onorevole Nunzia De Girolamo? Ebbene, è solo un caso di omonimia. L'unica cosa che ci accomuna è mia nipote, che si chiama Nunzia De Girolamo e che è una studentessa universitaria. Tra l'altro non va nemmeno più politica la De Girolamo, perché ormai si è calata nel ruolo di conduttrice, addirittura si parla di una trasmissione tutta per lei. Lo so. Sembra di sì, sembra che abbia cambiato indirizzo per la sua professione. Se vuole aggiungere qualcosa però rapidamente, siamo alla fine proprio, qualcosa che non ha detto e che vorrebbe rivolgere, dire agli elettori. Io mi voglio rivolgere soprattutto ai giovani, perché io sono qui con loro, perché loro devono credere, come credo io, che un futuro migliore è possibile costruirlo insieme. E poi voglio dare sicurezza a quanti in questo momento hanno particolare bisogno di attenzione e che magari con grande compostezza sono in silenzio. Io voglio dare una mano alle fasce più deboli. Io sono qui, ci sono oggi, ma ci sarò sempre. Io non ho costruito comitati elettorali anonimi. Il mio comitato elettorale è casa mia, che dopo il 20 di settembre la porta di casa mia continuerà ad essere aperta per tutti voi. Bene, ricordiamo, siamo proprio alla fine, ricordiamo che per partecipare a questa trasmissione basta contattare la redazione scrivendo un'email a l.applauso@email.it. La nostra trasmissione termina qui, grazie alla dirigente scolastica, Bernardo De Girolamo, e a voi che ci avete seguiti da casa. Arrivederci alla prossima sigla.